Ciao a tutti amici di Lega Nerd, bentornati al Trono del Re come ogni lunedì sera dal vostro Zcastle. Siamo qui per parlare di fumetti, di cultura nerd, pop, chiamatela come diavolo vi pare. E questa sera, oltre a parlare di fumetti, parleremo anche di serie TV. Serie TV perché era da tanto che l'aspettavo, è arrivata su Amazon Prime la serie TV di The Boys, tratta dal fumetto di Garth Ennis e Derek Robertson, un fumetto veramente di quelli che ho a cuore, un fumetto che ho amato particolarmente. Io amo Garth Ennis, quindi vabbè, tendo a essere sempre un pochino di parte. Non sempre, a dire la verità, perché poi ci sono anche delle letture di Ennis che non mi piacciono, ma in questo caso The Boys è veramente uno di quei fumetti che lasciano il segno, un'idea che sicuramente ci voleva. Si parla tantissimo di rivoluzionare quello che è il concetto di supereroe, si parla tantissimo di svecchiare poi l'intero segmento appunto delle storie supereroistiche. Qualcuno ha gridato al miracolo quando è uscita la serie di Umbrella Academy, tratta dal fumetto di Gerard Way. Devo dire che forse questo passo qui dovrebbe essere fatto anche per The Boys, una serie che veramente sta piacendo un po' a tutti, me compreso, ma ci arriveremo poi adesso che ne parleremo proprio nel dettaglio, e che effettivamente insomma ha un bel peso dal punto di vista della decostruzione dell'archetipo del supereroe. Ci divertiremo a parlare di questa cosa qui stasera, sicuramente. Vi dico già che insomma ne approfondiremo naturalmente senza spoiler, ma ci racconteremo esattamente di come questa serie sta in qualche maniera anche cambiando un po' la percezione che si ha del mondo dei cinecomics. Vi racconterò un pochino del fumetto, vi presenterò le novità della settimana. Mi anticipo già che poi tra un po' ce ne andiamo anche in vacanza. Settimana prossima farò quella che dovrebbe essere, insomma, una delle ultime puntate per quest'estate, poi per il mese di agosto mi prenderò una pausa per qualche settimana per poi ritornare quando sarà, in ipotesi, un pochino più fresco. No, beh, quella è ormai una speranza che tendo un po' a dimenticare. Intanto un saluto a tutti quelli che ci seguono dal podcast, un saluto ovviamente a tutti gli amici che ci seguono su Twitch. Mi raccomando, continuate a seguirci sempre sui nostri format. Allora. Io direi che come diciamo partenza potremmo partire. Va, partiamo proprio da questo. Partiamo dal trailer di The Boys. Un trailer che sicuramente è stato molto efficace, ha dato un certo tipo di hype anche su questa serie, anche se lo vedremo poi ci sono numerose differenze con il fumetto e credo anche giuste, corrette, perché certe cose del fumetto di The Boys non sarebbero state facilmente riproponibili in televisione, tipo cose così, per esempio, giusto per tirar fuori una pagina così a caso, ok? Cerchiamo un attimino di muoverci un attimino sul binario dell'ordine e facciamo partire il trailer di The Boys. Guardiamolo assieme. Il più grande team di supereroi che il mondo abbia mai visto. I sette. Cerca qualcosa in particolare o... Non perdiamo altro tempo, Huey. Ho saputo cosa è successo a Robin. Non sei da solo. Molti perdono la vita ogni anno a causa dei supereroi. Devo andare, devo andare! Robin! Ma è qui che entro in gioco io. Sculacciarli quando oltrepassano il limite. Vuoi controllarlo? Oh, devi toglierti la scopa dal culo. Si può sapere perché continuate a litigare come due coglioni? Abbiamo un lavoro da fare.
Sono invulnerabile! Stupidi figli di puttana! Io sono il più grande supereroe del mondo. Posso fare quello che cazzo voglio. Stiamo per inchiodare questi stronzi bastardi. Io me ne vado. Ehi, hey, che fine ha fatto Sporty Spice? Chi? Sporty fottuta Spice, che fine ha fatto? Io non lo so. E hey, baby? Non se ne parla neanche a pagina 6 del Daily Mail. Vedete, quando sono separate, sono praticamente da buttare via. Ma se le metti insieme, diventano le fottutissime Spice Girls. Il punto è che noi dobbiamo restare uniti oppure siamo morti e sepolti. Cristo, mai sentito un discorso peggiore? Sono d'accordo con te. Non posso farlo. Devi premere quel cazzo di Noi siamo i sette, gli eroi più potenti al mondo. Figlio di puttana! Ti prego! Scusa il francesismo, li devi fottere. If you wanna be my lover. Eccoci qua, torniamo live. Allora, l'avete visto il trailer? La storia di The Boys è un incipit veramente molto semplice e allo stesso tempo anche piuttosto geniale, se vogliamo, perché ci pone a confronto di supereroi, ma in una maniera in cui non siamo abituati a concepire. Cioè, i supereroi esistono, sono reali nel mondo di The Boys, e sono frutto di una strategia finanziaria, economica, di un piano di marketing particolarmente efficace da parte di una grande compagnia, di una multinazionale che si chiama Vought. Questa compagnia ha prodotto realmente i sette, ma ci arriveremo su questo, nel senso sul fatto che alcuni nascono con i superpoteri, alcuni li acquisiscono. Questo è quello. Ciao Matteo, ciao intanto grande Pablo Escobar Gaviria. ci arriveremo su questo, perché quello che vi racconterò adesso è l'incipit del fumetto. Nel fumetto intanto incontreremo una squadra di boys capitanata sempre dal caro vecchio Billy Butcher, con piccolo Yugi, latte materno, il francese e la femmina della specie. Cinque sono i The Boys, eccoli qui, e il loro compito è esattamente quello. Butcher nel trailer dice sculacciare i super quando questi combinano qualcosa di sbagliato. Ebbene, non è esattamente quello che dice nel fumetto, in quanto la frase che dice lui nel fumetto è qualcosa di un po' più colorita, se vogliamo. Lui dice proprio dobbiamo spaccargli il culo, cioè proprio noi spacchiamo il culo ai super quando questi combinano qualche stronzata, e ti posso garantire, piccolo Yugi, che di stronzate ne combinano molte più di quello che tu pensi, perché la serie inizia proprio con piccolo Yugi che innamoratissimo della propria fidanzata e, mamma mia, in maniera proprio assolutamente totale. Dopo una giornata al parco si ritrovano coinvolti in un incidente, e purtroppo Robin viene totalmente investita dall'inseguimento di A-Train contro un altro super, eccolo qui, e in pratica restano, vedete, solo le braccia attaccate alle povere mani di piccolo Yugi, che non sa proprio spiegarsi cosa diavolo sia successo. Ebbene, dopo questo, se vogliamo, incidente, la povera Robin rimane praticamente spiaccicata su per il muro, e piccolo Yugi veramente rimane devastato dalla cosa, in uno shock totale.
a che arriverà l'incontro con Billy Butcher. Billy Butcher è l'emanazione di una sorta di Men in Black, di Uomini in Nero, di un'emanazione appunto della CIA, ma non ufficiale, se vogliamo, che ha l'obbligo di tenere sotto controllo i super. Perché i super, nella storia di The Boys, sono realmente creati mediante quello che viene chiamato il composto V. Un composto, una sorta di super steroide, immaginate voi una sostanza come fosse il siero del super soldato, che conferisce poteri apparentemente randomici a tutta una serie di individui. Il problema è che non funziona come nei comics Marvel, ok? Qui abbiamo gli X-Men, in cui è tutto bello, tutte le persone che nascono con superpoteri tendenzialmente tendono poi a dedicarsi al bene, alla giustizia. Sono in realtà quasi tutti, essendo poi degli impiegati della Vought, fondamentalmente, sono quasi tutti dei depravati, drogati, malati di sesso, disgraziati, assassini, le peggio cose che potete immaginare. E sono tutti così, dai sette, il gruppo principale, di cui fa parte il Patriota, che è questo supereroe particolarmente importante, e eccolo qui, mentre incontra Starlight, guardatelo proprio qui, molto simile tra l'altro alla sua versione nella serie TV. I sette sono il gruppo più importante di tutti, e tuttavia anche loro nascondono dei segreti e purtroppo delle cose che non possono assolutamente essere rivelate. A quel punto, con il reclutamento di Piccolo Yugi, la squadra si riunisce, comandata da Billy Butcher, insieme a Latte Materno, insieme a il francese e insieme a colei che viene chiamata la femmina della specie, si ritrovano a dover fare tutta una serie di missioni con il solo scopo di rompere il culo al Patriota, ai sette e a tutti i super in circolazione. Cominceranno quindi operazioni spy, cominceranno tutta una serie di attività veramente pazzesche, in cui i sette saranno coinvolti. A-Train, Queen Maeve, Abisso, Jack from Jupiter, lo stesso Patriota, Black Noir, con il ritiro peraltro della fiaccola, che ormai non faceva più parte appunto dei sette, poi si scoprirà a un certo punto che fine ha fatto, e con il reclutamento poi di Starlight, questa ragazza che viene dall'Iowa, molto carina, molto gentile, molto piena di ideali, ma si scontrerà fin da subito con quello che è il mondo dei The Boys e il mondo dei supereroi. Anche perché ad un certo punto entrerà subito nel meccanismo della Vought e sarà costretta anche lei a fare cose di cui non va particolarmente fiera, come indossare un nuovo costume che dovrebbe essere migliore per quanto riguarda i sondaggi, come indice di gradimento nel pubblico, ma si ritroverà a fare la conoscenza di Piccolo Yugi e quindi a instaurare con lui un rapporto completamente diverso, con un pericolosissimo membro dei The Boys, perché veramente non si fanno problemi, soprattutto Billy Butcher, a ferire, mutilare, storpiare e anche a uccidere eventualmente i super, tutti i super che dovessero passare il segno. Ora, le principali differenze con la serie TV, cercherò di essere rapido, sono abbastanza evidenti, però sono anche corrette secondo me, nel senso che certe cose non erano poi facilmente riportabili. Allora, innanzitutto c'è un po' di differenza nei personaggi, adesso
vediamo un attimino se riesco a farveli vedere un pochino uno dietro l'altro, vediamo. Ah, purtroppo non riesco a farveli vedere, vediamo se si riesce. Oh, caspita, no, non riesco. Speravo di riuscire a farvi vedere le foto, mi ero tirato fuori proprio delle fotografie che potessero essere di comparazione, però purtroppo deve essermi saltato qualcosa e quindi non riesco a farvele vedere. Innanzitutto, vabbè, Billy Butcher, sì, è abbastanza diverso nel senso che non ha la barba, però oggettivamente diciamo che il personaggio ci sta quantomeno fisicamente rispetto a quello appunto dei fumetti che in questo momento è rappresentato da Carl Urban. Ve lo faccio vedere, allora, vediamo un pochino. Eccolo qua, il buon Carl Urban che interpreta Billy Butcher. Direi che ci sta. Vediamo un po', The Boys deve tantissimo a Martial Law di Pat Mills e Kevin O'Neill. Sì, però bisogna anche dire che tutto il black humor, tutta diciamo l'essere sempre politicamente scorretto di Garth Ennis è una marcia in più. Infatti qui ci troviamo di fronte ad un fumetto, un'opera che è assolutamente iconoclasta, assolutamente rated R, cioè già ci sono delle buone cose, insomma, dei buon parental advisory. Dei disclaimer ad inizio puntata che fanno capire insomma qual è il target della serie. C'è qualche differenza, tipo che A-Train è interpretato da Jesse Usher, mentre nel fumetto A-Train è bianco, non è di colore. Ammetto che Starlight è decisamente molto 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 somigliante, quindi Harry Moriarty fa un ottimo lavoro. Chase Crawford interpreta The Deep, Abisso, il quale però nel fumetto è mostrato quasi sempre con uno scafandro, di cui si vede veramente molto poco il viso, mentre qui si vede sempre il bel faccino di Chase Crawford, eccolo qui. Lui lo vedete sempre ben in primo piano. Queen Maeve direi che è praticamente uguale, identica, cioè proprio veramente precisa. Latte materno, Mother's Milk, è interpretato da Les Alonso e, a parte le dimensioni, che comunque è bello grosso, ma non è enorme fuori di testa come lo è nel fumetto. Devo dire che tutto sommato ci sta. Karen Fukuhara interpreta la femmina della specie, la vedrete dalla quarta puntata in poi. E identica, è proprio identica, perfetta, perfetta. Però soprattutto è Jack Wade che interpreta Hughie Campbell ad essere molto diverso dalla sua controparte. Lo vedete. Eccolo qui, piccolo Hughie. Chi vi ricorda Piccolo Yugi? È esattamente Simon Pegg. È stato proprio fatto proprio qui in questo disegno proprio di Derek Robertson, si capisce proprio chiaramente. È fatto proprio sulle sembianze di Simon Pegg. Per tanto tempo si era parlato appunto di un Simon Pegg nella serie di The Boys. E in effetti Simon Pegg c'è, fa una piccolissima parte, interpreta il padre di Yugi e questo è stato un bel colpo, è stato sicuramente un bel omaggio anche per accontentare i fan. Decisamente interessante. Tamer Capon interpreta il francese, che qui viene chiamato Frenchy, e bah, devo dire che ci sta. Il personaggio, tra l'altro, mi piace assolutamente, mi sta assolutamente simpatico per come è stato rappresentato all'interno di The Boys. Ah, vediamo un po' cosa dice 80 Superman. Da quel che ricordo, evitando spoiler, se
se la giocavano alla pari. I rapporti tra i vari personaggi erano diversi, come Butcher con la tizia della CIA, o il fatto che la ragazza facesse già parte del gruppo. Cast sicuramente OP, si vede molto lo zampino di Seth Rogen. Storia redattata in maniera strana per cercare di allungare il brodo, ma tagliando in molti punti. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Ammetto che tutte le scelte che sono state fatte in questo momento mi sembrano corrette. Lo spirito dell'opera è abbastanza mantenuto. Certo, non poteva essere mantenuto tutto quell'attitudine tipicamente di Gartennis di distruggere tutto, perché Gartennis quello fa, ragazzi. Quella proprio voglia di spaccare, di distruggere le strutture narrative tipiche dei super e di fare anche della satira e della denuncia sociale. In realtà The Boys si presenta come un prodotto estremamente controcorrente rispetto a quello che è l'andazzo supereroistico attuale. E questo è già un ottimo punto a favore. La differenza che si riscontra subito è che i The Boys sono già parte di un gruppo ben affiatato, dove Billy Butcher ha tutto sommato un certo tipo di autorità datagli dalla CIA. Ha dei rapporti con la direttrice della CIA, in realtà passa a porta a letto per portarsi a casa delle cose, delle informazioni. Ha un passato terrificante alle spalle, per cui odia assolutamente il patriota, lo odia con tutte le sue forze e vuole vederlo morto più di ogni altra cosa al mondo. Ognuno di loro ha una motivazione particolare, tranne la femmina della specie, che la femmina della specie è nata, se non ricordo male, da un'impiegata della Vought, la quale non poteva permettersi di avere tipo una babysitter, un asilo, roba del genere per la bambina, se la portava in ufficio, finché un giorno una bambina non è scappata dal suo piccolo box dove era tenuta e cadde in una cisterna di composto V, diventando fondamentalmente una macchina da guerra infernale. Ecco, questa è una cosa importante. Sì, 80 Superman, poi arriviamo a Herogasm, a Eroegasmo, perché quella è una parte molto importante. Il fatto che i supereroi siano creati mediante il composto V, mentre nella serie il composto V è una droga, una sorta di steroide che amplifica i poteri dei super. Ma i The Boys, per poter rompere il culo ai super, devono farsi costantemente di composto V per poter avere temporaneamente i poteri necessari per affrontare, anche volendo, una scazzottata con i super. Questo è l'insulto, la grande differenza. Il fatto che ci sia una squadra già oliata in una parte e già invece in divenire dall'altra, anche se i rapporti ci sono tutti tra il francese, latte materno e Billy Butcher. Innanzitutto però dobbiamo riscontrare che c'è una recitazione della Madonna. Cioè, veramente, ammetto che tutti quanti fanno delle ottime, ottime interpretazioni. Non mi è piaciuto molto l'adattamento italiano, perché quando sento Billy Butcher che parla di sculacciare i supereroi, o quando sento qualche cavolo, e tu cosa ci fai qui? No, non è il linguaggio che usano i The Boys, che sono assolutamente sboccati, assolutamente proprio veramente usano proprio il trash talking in maniera assolutamente normale proprio nella quotidianità. Però ammetto che tutto sommato c'è qualcosa di mantenuto dello spirito originale, cioè il fatto che esista un supereroe che con dei superpoteri quasi divini a un certo punto, e qui ve lo dico naturalmente, entriamo poi in una fase semi-spoiler, però fondamentalmente lui crea le minacce per poter continuare a fare quello che fa, perché è una persona con dei problemi psichici importanti, con delle patologie importanti, così come la maggior parte dei super.
è interessante il fatto che ci sia una critica, e neanche tanto velata, ai cinecomics di adesso, soprattutto a quelli che si rivolgono a un pubblico molto di teenager, che poi è la maggior parte, insomma, dei cinecomics. C'è un aspetto piuttosto interessante anche di, se vogliamo, denuncia sociale. C'è un po' di femminismo dentro, c'è un po' di campagna Me Too, c'è un po' di critica ovviamente alle grandi corporazioni, alla mercificazione di un certo tipo di prodotti, e anche una critica abbastanza interessante, questo è un fumetto che è stato pubblicato da Dynamite, inizialmente un po' a quelle che sono le grandi case editrici di supereroi, che ovviamente a un certo punto, insomma, si capisce quanti miliardi di dollari girino intorno all'industria dei super, eccetera, eccetera. Perché mi ha fatto piacere vedere questa serie? Perché nonostante le differenze, ne ho riscontrato uno spirito abbastanza genuino. Ho trovato una recitazione pazzesca, ho trovato un prodotto originale che per la maggior parte delle persone che non ha letto questo fumetto, è importante, cioè è qualcosa di nuovo, di originale. Sì, Mona Volante, bel soprannome, sì, anche nel fumetto è tradotto, Homelander è tradotto come patriota. Sì, assolutamente. Vediamo se ti trovo un'immagine qui. Vediamo un pochino. Sto cercando sul primo volume. Non lo trovo. Comunque sì, è chiamato assolutamente patriota. Mentre Starlight è rimasta com'è, A-Train è rimasta com'è, The Deep Abisso, ok, tradotto correttamente, Black Noir, sì, direi che i nomi ci sono tutti, comunque è rimasto proprio patriota. Great Dosi dice, sera, inquietante Superman malvagio, altro che Dio in terra. Certo, è ovvio, si vuole mostrare questa cosa qua, ed è bello anche il fatto che la mostrino, che sia così enfatizzato questo concetto. Che cosa invece si perde rispetto al fumetto? Devo dire che in generale ci sono degli aspetti drammatici che nel fumetto sono veramente pesanti, veramente anche difficili da mandare giù, che sono stati, almeno per quello che ho visto, risparmiati. C'è abbastanza il black humor di Ennis, ma certe cose non sono proponibili. Si parlava prima di 80 Superman, eroe Gasmo. Nel fumetto, a un certo punto, tutti gli eroi si incontreranno in una specie di convention annuale, di grande raduno annuale finanziato dalla Vought, che in realtà si trasformerà in una mega orgia di depravazione dove tutti faranno esattamente quel cazzo che gli pare e succederanno le peggio cose. Veramente roba proprio diciamo che c'è una differenza, c'è per fortuna anche un ammorbidimento di certe tematiche che forse è meglio che restino solo appannaggio del fumetto. Fa piacere vedere che questo eroe, il patriota Homelander, vestito con la bandiera americana, biondo bellissimo, che saluta e ringrazia tutti, sia in realtà una merda totale, e quindi ci insegna sempre che bisogna sempre stare molto attenti ai simboli, soprattutto a quelli che li indossano con un certo tipo di orgoglio. E diciamo che in qualche maniera non si può arrivare all'intensità del fumetto, ma un po' come è stato per Preacher, questa serie qui, secondo me, è super, super promossa. Mi è piaciuta tantissimo la recitazione. Colonna sonora fighissima. Cioè, vabbè, quando entrano le Spice Girls, ciao ragazzi. Cioè, addirittura, alla fine, non mi ricordo, della prima o della seconda puntata, quando Piccolo Yugi fa quella cosa translucent,
Translucent è uno degli eroi, appunto, di The Boys. Tra l'altro è uno di quelli che è stato creato apposta, perché non c'è nella formazione originale dei sette. Il suo posto era Jack from Jupiter, se non sbaglio, che ha questa capacità di diventare invisibile e avere la pelle totalmente impenetrabile. A un certo punto, dopo quella scena, fanno partire Cherry Bomb, che è proprio una chicca totale, veramente molto 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 carino. E ripeto, è una serie molto molto ben fatta, con una grande recitazione, è molto originale per il panorama di tutte le serie supereroistiche, perché riesce a metterci dentro anche un po' della cazzonaggine. Eccezionale il personaggio del francese, secondo me, veramente ben 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 interpretato, ben caratterizzato, mi piace. Un po' meno forse latte materno, anche se ha i suoi picchi. Billy Butcher non può essere figlio di puttana come dovrebbe, però ci prova, dai, ecco. Forse è piccolo Yugi quello che risente un po' di più della trasformazione, ecco, mettiamola così. Saint Thanatos rende comunque l'idea del fumetto, l'atmosfera c'è, poi purtroppo in una serie TV non si potrà mai raggiungere la crudezza del fumetto. È esattamente come la penso come te, è esattamente quello che dico, cioè certe cose, ma io ve lo rifaccio vedere, perché tanto facciamo sempre un momento rated R all'interno del leggetevi questa battuta qui, ragazzi, di Billy Butcher che si fa il capo della CIA e il capo della CIA gli viene sempre tipo la sindrome di Tourette ogni volta che si fa Billy, e quindi succede veramente di tutto, ecco. Oh madonna, e la scena iniziale, quella in cui Starlight sarà costretta a fare una fellazio a uno dei membri dei set, in questo caso Abisso, in realtà nel fumetto, ecco, questo vi rende l'idea di quanto sta il fumetto rispetto alla serie, diciamo 3-1, perché effettivamente lo deve fare a tutti e tre nel fumetto, non è solo al Patriota, lo deve fare anche Black Noir e A-Train, ecco. Quindi diciamo che questa scena mi dà esattamente il paragone, 3-1. Cioè, è deintensificata di 2/3. Va bene, sì, direi che è così. Greddosi, praticamente la vera maschera che indossano non è il costume, ma il loro essere maligni dentro. Sì, alcuni non sono... alcuni dei supereroi di The Boys non sono esattamente maligni, sono semplicemente depravati. O egoisti, non fanno deliberatamente male a qualcuno, però diciamo che se ne fregano abbastanza. Ci saranno dei momenti in cui molti si porranno degli obiettivi. Starlight è il personaggio più bello di tutto, Annie è veramente il personaggio più bello di tutta la serie, perché ha una crescita, un sviluppo veramente importante insieme a Yugi. Gli altri restano abbastanza standard. Invece c'è qualche crisi personale, la vedrete con Queen Maeve, tra l'altro bellissima lei, veramente con un bellissimo costume, una grande interpretazione. Ovvio che poi tutti i super sono delle prese in giro, delle parodie di super esistenti, ovviamente tutti cercano insomma in qualche maniera di emulare qualche famoso eroe della DC o della Marvel, niente di ovviamente niente di nuovo, già è stato fatto insomma, però quello che è stato The Boys veramente è stato piuttosto importante per quanto mi riguarda, perché veramente è stata una serie che mi sono goduto assolutamente fino all'ultimo. È in fase di pubblicazione, io ho la prima edizione di Panini, è in fase di pubblicazione la nuova edizione ristampata in volumi tra l'altro anche più grossi. Monovolante, la scena dell'aereo è incredibile, sì. Ma parli di quella del fumetto o quella della serie TV? Perché in entrambi i casi è molto bella. Quella del fumetto però è fuori di testa. Cioè, proprio fuori di testa. Non hanno messo il cane. Perché? Lo scoprirai. In realtà si vede il cane. Terrore, il cane di Billy Butcher, che è un bulldog. Vediamo. Questo è il numero 1, le regole del gioco. Qui dovrebbe vedersi
il cane di Billy Butcher mentre si inchiappetta una cagnolina, credo, una roba del genere, sì. Eccolo qui, terrore, il cagnaccio di Billy Butcher. Oh, eccolo lì. È impossibile adattare le cose di Ennis al 100%, è troppo sopra le righe il suo modo di fare fumetti, e per sopra le righe sappiamo a che livelli arriva, no? Beh, sì, Matteo, cioè, parliamo solo di The Preacher, però pensa anche a Preacher. Cioè, ragazzi, Preacher e The Boys rappresentano, secondo me, due picchi delle serie di Amazon Prime, almeno per quanto riguarda i miei gusti, perché sono riusciti veramente a fare una cosa che io avevo paura, cioè tu mi tocchi un fumetto di Ennis e io ho paura perché dico non ci siamo, sono sicuro che non riesci a farlo come Dio comanda, eccetera eccetera. Pensate che Preacher mi sono rifiutato di guardarla fin tanto che non mi ha convinto Jimmy Palmiotti nel 2016 quando venne ospite alla Sagra dei Fumetti di Verona insieme ad Amanda Conner, che Dio buono, cioè mi disse: ma sei pazzo, cioè fidati di me, Ennis è mio amico, abbiamo fatto fumetti insieme per una vita, fidati di me, ti dico che è bellissima come serie. E lì mi sono convinto. Tra l'altro vorrei farvi vedere una cosa, credo, non è ufficializzato, poi ho cercato un pochino ma non l'ho trovata da nessuna parte, credo che ci sia un cameo di Amanda Conner nel primo episodio di The Boys. Eccola qui, ora se la riconoscete per favore ditemelo. A me sembra assolutamente Amanda Conner nella scena in cui arriva il patriota e salva i due ragazzini dalla macchina che stava sbandando e che stava per prenderli sotto con dentro i criminali. Cioè, guardatela un attimo, non vi sembra Amanda Conner, ragazzi? Non ho trovato da nessuna parte che fosse lei, però mi è sembrata tantissimo e quindi ho voluto anche esternalizzarlo poi su Facebook. Deep non è maligno, dicevo una volante, è un coglione e basta. Sì, effettivamente io è proprio un coglione. Beh, la scena dei delfini, vabbè, scena dei delfini è un ciao totale. Ma infatti credo che piacciano molto di più a chi non ha letto i fumetti. Non sono d'accordo su questo. Cioè, io amo Preacher, anzi adoro Preacher, uno dei miei fumetti preferiti, amo The Boys e sono soddisfatto di entrambe le trasposizioni. E anzi, certe cose le godo anche guardandola con Laura. Io dico: guarda, sta attento adesso cosa succede, guarda adesso cosa succede. Cosa? Ma chi è quella ragazzina? Vedrai chi è la femmina della specie, capirai chi è la femmina della specie. E mi piace in realtà anche questa, il fatto di conoscere queste cose un pochino più approfonditamente, magari così di dargli ogni tanto a mia moglie delle imbeccate su cosa potrebbe succedere subito dopo. Io la premio veramente. Amazon sta tirando sull'asticella delle sue produzioni alla grande, alla grandissima, ragazzi, anche con insomma, cioè American Gods ha fatto un gran lavoro, la settimana scorsa poi vi ho parlato anche del fumetto di Picker e Grassel, Scott Hampton e Company, che tra l'altro inizia esattamente da dove finisce la seconda stagione della serie, quindi con un tempismo veramente notevole, devo ammettere, notevole. Ora, non mi ricordo più quanti numeri fossero The Boys, credo 13 volumetti, adesso non so quanti ne stanno uscendo per Panini, però ragazzi, se avete voglia di leggere una roba potente, cruda, assolutamente politicamente scorretta, piena di black humor, che alterna momenti di grandi sganassate a momenti di oh che cazzo stanno facendo, devo dire la verità, cioè, mamma mia, guarda cosa succede qui nel fumetto, cioè, hai capito? Mamma mia, cose matte, cioè ti giuro veramente, non so neanche da dove partire a dirvi quanto certe cose del fumetto siano fuori di testa. Poi vi deve piacere un po' lo stile di Derek Robertson, questo stile un po' particolare. Io lo trovo adorabile, a me piace tantissimo, veramente il modo che ha di disegnare, e quindi la vedo bene alla sta grande.
Ve lo consiglio, ve lo consiglio, ma soprattutto vi consiglio di guardare questo The Boys perché spacca, nonostante le normali e giuste differenze che ci sono con il fumetto, che non poteva essere rappresentato secondo me altrimenti. Ve lo consiglio proprio da appassionato, da amante del fumetto in questione di Garth Ennis. Io lo premio, e veramente con una promozione piena, totale. Superman c'è chiunque, infatti l'ho detto, il cast è OP, c'è anche Giancarlo Esposito da Breaking Bad. Caspita, è vero. No, il cast è veramente molto azzeccato, però guardatelo in inglese se potete. Io non sono quello che dice le robe in lingua originale sono meglio. Io adoro il doppiaggio italiano, ne sono molto contento di poter vedere le cose in italiano, anche perché mi affatico di meno, francamente. A fine serata mi sta anche bene, però certe cose non sono proprio doppiate bene. A un certo punto c'è latte materno che si rivolge a Billy Butcher e dice: ehi, succhia limoni, spiegami come hai fatto. Succhia limoni? No, dice completamente tutta un'altra roba in inglese, perché parla giustamente come parlerebbe, insomma, cioè con quell'attitudine un po' hip hop, giustamente black. Io dico: hey man, you're talking shit, what you gonna do, man? Tutto così, no? Che a me piace sentire quel tipo di pronuncia lì, però guardatelo forse in inglese, perché forse non tutto è stato tradotto bene. Tipo, veramente, quando sento quei cavolo messi in mezzo mi fa un po' così. Gridosi, più che super, mutanti in provetta. Potrebbe succedere anche alla Marvel con i suoi X-Men creati in laboratorio con i bambini. Degli X-Men ci parleremo adesso, tra un secondo, che ci arriviamo. Altra notizia arrivata da poco è che invece le serie TV della Marvel saranno fatte con gli attori dei film, quindi Loki e Scarlet Witch. Sì, e ve l'ho già detto, la settimana scorsa abbiamo parlato di tutti questi annunci che sono stati fatti a San Diego Comic Con riguardo alla fase 4 Marvel, e quindi anche alle serie, non solo i film. Dalla serie di Loki mi aspetto tantissimo. WandaVision mi interessa come mi interesserebbe bere l'acqua della tazza del cesso. Vabbè, mi spiace. Ma quella di Loki mi interessa un botto, perché io credo che sarà Loki a spasso nel tempo, che ne combina di tutti i colori. Sarà tipo il Better Call Saul del Marvel Cinematic Serial Universe. Ve lo dico assolutamente, assolutamente. Mamma mia, la bomba di Deadpool nella fase 5 con gli Avengers? Vedremo ragazzi, vedremo. Allora, veniamo a un po' di fumetti. Avete chiamato i mutanti, però stasera ragazzi vi devo parlare di quello che è diventato uno dei miei fumetti preferiti. Ce l'ho qui, ce l'ho in inglese, uscirà tra poco in Italia, ve lo devo assolutamente raccontare. Anzi, sai che c'è? C'è che prima di parlarvi degli X-Men vi parlo proprio di Murder Falcon. Allora ragazzi, sono... intanto allora, per me al D23 annunciano Deadpool 3. Annunceranno anche probabilmente qualcosa legato ai Fantastici 4 e agli X-Men. Dovrebbero farlo. Ma torniamo un attimo ai fumetti. Sono tanti anni che vi parlo di fumetti e credo di avervi sempre dato dei buoni, se non ottimi, consigli. Segnatevi questo titolo, ma segnatevelo per davvero. Murder Falcon. Erano veramente degli anni che non leggevo un fumetto così coinvolgente, così particolarmente adatto su tutta la linea, non solo ai miei gusti, ma a quelli che credo che siano anche i gusti di tanti, tantissimi nerd là fuori. Perché? Perché questo fumetto parla di un ragazzo, di nome Jake, eccolo qui. Jake è il frontman, è stato il frontman di una band chiamata Bruticus.
sta passando uno dei periodi più brutti della sua vita. Vedete questi splendidi disegni di Daniel Warren Johnson. Purtroppo la band non c'è più, e nel momento in cui arriverà a casa scoprirà di essere attaccato da un mostro, da una specie di ragno, lo vedete? Eccolo qui. A quel punto la sua vecchia chitarra, che giaceva rotta in un angolo, simbolo di una sua rinuncia alla musica e un po' a certe cose della vita, si ricostruisce in una sorta di magia e appare, eccolo qui, lo vedete, Murder Falcon, questo energumeno con la testa di falco e con un braccio bionico. Ebbene, Murder Falcon è una sorta di spirito guerriero che viene da un'altra dimensione, arriva dalla dimensione dell'Heavy e combatte grazie all'energia che viene sprigionata dal potere della musica e in particolare dal potere della chitarra di Jake. A quel punto una creatura proveniente da un'altra dimensione, una creatura spaventosa, un portatore di caos, si chiama Magnum Chaos, è intenzionato a invadere la Terra e a mandare tutti i suoi mostri, questi suoi demoni, sul nostro pianeta per conquistarlo. Toccherà a Jake riunire tutti i membri della sua vecchia band, il suo fratello di sempre, Johan, il bassista, la sua batterista, rivedersi addirittura con quella che era stata la sua moglie, ex moglie, per rimettere in piedi la band dei Bruticus, e perché ad ogni strumento è collegato una sorta di spirito totem, diciamo guerriero. Per esempio nel basso di Johan c'è addirittura un mammut gigante fuori di testa. Mamma mia, che non mi ricordo neanche come cacchio si chiama. Si chiama, aspetta. Halford, eccolo qui. Ma tutto questo non è solo un fumetto matto, un po' tamarro, di questi che combattono col potere del metal. Sarebbe troppo banale se fosse solo questo. No. La storia è una di quelle storie che vi farà piangere come dei bastardi. È tutta una grande metafora. Tutta una grande metafora, perché Jake ha affrontato la più grande delle sofferenze. Ha allontanato tutti i suoi amici. La sua stessa moglie, unica ragione della sua vita, per un motivo molto particolare. Se nella vostra vita vi è capitato, purtroppo, di vivere della sofferenza, di vivere un periodo in cui le cose sembrano andare così male che non riuscite a trovare proprio una via d'uscita, vi perdete d'animo, questo fumetto vi mostrerà cosa si cela oltre la linea che non state attraversando. Se siete per terra, questo fumetto vi insegnerà cosa si può ottenere quando ci si rialza in piedi. È un qualcosa di veramente unico. Io ve lo dico, è un fumetto dolce, sensibile, è un fumetto meravigliosamente commovente, eppure è un fumetto nerd, metal, da paura. Ogni spirito che sarà contenuto all'interno di uno strumento musicale, cioè, sarà veramente qualcosa di incredibile in maniera proprio totale. Ci sarà qualcosa di favolosamente dolce nella storia di Jake e nel modo in cui deciderà di affrontare il male che purtroppo ha investito la sua vita. Geniale, bellissimo, commovente, e vaffanculo, mi sono messo a piangere alla fine dell'ultimo album, l'album numero 8.
Sono andato addirittura ad ascoltarmi Bruticus, perché Daniel Warren Johnson suona la chitarra elettrica e ha creato questo mini album, questo EP che si può trovare sul web dei Bruticus, in cui si sente solo del sano heavy metal. Raga, io non so veramente come dirvelo, no, non è né Avengers in salsa rock e non è neanche Shaman King, no, è qualcosa di completamente diverso, è spettacolare, ve lo giuro. I disegni di Daniel Warren Johnson sono spettacolari, non c'è una tavola lasciata al caso, ogni dettaglio è favolosamente riprodotto, dinamico, guardate, guardate che meraviglia, guardate anche poi tutte queste cinetiche come danno l'idea veramente del movimento. Ha un ritmo pazzesco questo fumetto, realmente pazzesco, e vi garantisco che ogni volta che Jake imbraccerà la sua chitarra e darà il potere a Murder Falcon, che ovviamente come ogni brava metalhead si spacca di birra nei momenti più di tempo libero, voi comunque sarete al fianco di Jake a suonare la chitarra con lui. Io vi giuro, cioè, tirate fuori i vostri migliori dischi thrash metal, ascoltatevi gli Slayer, gli Anthrax, ascoltatevi i Judas, tutta la storia del metal, gli Iron Maiden, chiunque, perché questo fumetto merita di essere letto con un'adeguata colonna sonora. A un certo punto farete anche la conoscenza di un'altra band che avrà anch'essa il potere di evocare delle creature magiche tramite la propria musica. Guardate, qui vedete Hjalmar direttamente dalla Svezia, quindi stiamo parlando di black metal maledetto, guardate con le facce pitturate. Sarà entusiasmante in una maniera fuori di testa. Guardate poi la dimensione dell'heavy, questo è l'heavy, guardate con l'incudine e il martello, proprio da quel heavy metal hammer degli Steppenwolf per dire che cos'è il metal. Ma non è solo una cosa nerd, anche se è squisitamente nerd. A un certo punto vedrete cosa succederà in Giappone, è una roba proprio fuori di testa anche quello, guardate che tavole, guardate che dinamicità, pazzesco veramente. Non è solo quello, è anche un'incredibile lezione di vita sul valore dell'amicizia, dell'amore, della fratellanza, di come si dovrebbe sempre affrontare la vita. Io vi faccio vedere le copertine di ognuno di questi volumetti. Questa è la versione americana. Numero 1, il 2, il 3, bellissimi i Bruticus, grandi. 4, in cui si vede Magnum Chaos proprio nella sua manifestazione più becera. 5, con Hjalmar. Il 6, guardate, cazzo, questa potrebbe essere la copertina di un disco, santo Dio, è perfetta. No, questo è l'8, scusate. Il 7, eccolo qui. E infine, l'8. Perché ve lo sto dicendo? Perché Daniel Warren Johnson verrà a Lucca Comics. Sarà ospite di Salda Press e Salda Press pubblicherà in un volume unico tutto Murder Falcon. Io vi garantisco, è il momento, vediamo se si riesce a vedere, purtroppo no, è il momento di segnarvi questo titolo, perché lui è un mostro del disegno, fa degli sketch veramente pazzeschi, non vedo l'ora di affidargli una commission, perché voglio veramente portarmi a casa un lavoro suo. Il volume uscirà, è un volume unico a Lucca Comics, poi andrà ovviamente in distribuzione in tutte le fumetterie e librerie. Murder Falcon, io credo che diventerà uno dei fumetti preferiti di molti di voi. Segnatevelo veramente, non mi gasavo e non mi commuovevo così tanto da un bel po' di tempo. L'ultima volta che ho piangiucchiato è stata per l'ultimo numero della serie
della potente Thor di Jason Aaron, quando a un certo punto c'è Odino che spalanca le porte del Valhalla a Jane Foster, lì un po' mi sono commosso. Fa tantissimo Brutal Legend. Sì, ci sta, ci sta. Ma c'è una scena. Aspetta, non mi ricordo se è sull'8. Mamma mia, che siccome giustamente loro combattono con il potere della musica, più è potente la loro musica, più è potente il loro heavy metal e più i loro spiriti guerrieri, Murder Falcon per primo, Murph, saranno forti. Cosa fanno per contrastare l'ultimo grande combattimento? Una portaerei di amplificatori, ditemi se non è la cosa più dannatamente figa che avete mai visto. Mamma che cosa incredibile! Wow, ragazzi! Segnatevelo veramente. Murder Falcon. Stiamo parlando di Image Comics, stiamo parlando di Skybound, quindi l'etichetta di Robert Kirkman è una bomba atomica. E io vi garantisco che non ne rimarrete delusi neanche un po'. Mamma mia, bene, sono contento di avervi detto questa cosa. Ora facciamo una scampagnata veloce. Nel mondo Marvel, allora, le testate degli X-Men sono ricominciate dal numero 1, eccola qui. Da fine maggio siamo ripartiti col numero 1, numero al mese, non ho ancora il 3, ma è appena uscito da qualche giorno, quindi adesso me lo procurerò abbastanza rapidamente. Stiamo parlando di Ed Brisson, Matthew Rosenberg e Kelly Thompson per la storia con i disegni di vari, ce ne sono. Allora, qui che abbiamo? Arbi Silva, poi nel secondo numero abbiamo Mahmud Asrar. Che cosa è successo? Che cosa è successo? È successo che gli X-Men sono tornati un po' quelli di un tempo. Stanno affrontando, la testata è diventata di nuovo Incredibili X-Men, quindi Uncanny X-Men. Dopo tutto il casino delle squadre oro blu, dopo il ritorno di Jean Grey, eccetera, che non sto a dirvi, insomma, un fumetto che, a parte la parentesi del ritorno di Jean Grey ad opera di Matthew Rosenberg, forse non aveva tanto brillato la serie per entusiasmo nella serie blu, nella serie oro, si ritorna un pochettino finalmente a tematiche care a tutti noi. Quindi torniamo a parlare di odio contro i mutanti, di manifestazioni per far sì che i mutanti se ne vadano a quel paese, di tutta una serie di sollecitazioni pubbliche, eccetera. I protagonisti di questi nuovi Uncanny X-Men sono Jean Grey, Kitty Pryde, Alfiere, tornato Lucas Bishop, Tempesta, Laura Kinney, che è tornata a essere X-23 dopo il ritorno di Wolverine, Psylocke, Nightcrawler, tra l'altro Psylocke, Betsy Braddock, bello che sia ritornata, Nightcrawler, Jubilee, Bobby Drake, l'Uomo Ghiaccio, Bestia, Polaris, Arcangelo, Northstar, e poi ci sono i Cannonball anche, e poi ci sono i ragazzini, quelli nuovi, questi X-Men in prova che stanno studiando per essere X-Men, ovvero Corazza, Pixie, Rockslide, Oya, Anol e Glob. Eccoli qui, tutti quanti belli in fila. A un certo punto troveranno gli X-Men una cosa che non credevano di trovare, ovvero un'invasione di Jamie Madrox, dell'uomo multiplo, il quale sta cercando assolutamente Kitty Pryde per avvertirla di un pericolo molto importante. Scopriranno, a loro spese purtroppo, che tutti gli avvenimenti strani che stanno accadendo nel mondo sono tutti collegati, purtroppo, con queste apparizioni di Jamie Madrox. Kitty Pryde, che a un certo punto verrà rapita con il senatore Allen, il senatore che sta cercando di proporre delle soluzioni antimutanti, addirittura con la presenza di Apocalisse, rapiti da un'entità che non ci è dato ancora di conoscere. Tutta questa situazione porterà l'intera squadra degli X-Men. Guardate che bella questa doppia pagina. Che bel ritorno alle origini. Riporteranno gli X-Men un po' a quello che era il, diciamo, lo spirito un po' originale di
Chris Claremont, un po' alla lotta sicuramente per i diritti dei mutanti, ma dall'altra parte anche a saghe molto importanti, saghe spaziali. Scopriremo che ci sarà il ritorno addirittura di Legion, il figlio di Xavier, dotato di un miliardo di personalità multiple all'interno di se stesso, e scopriremo infine che dietro a tutto questo si celano addirittura delle versioni quasi deificate di Blob, Magneto, Omega Red e Angelo, vedete qua, capitanate da una persona, lo vedete qui in copertina, eccolo qui, un ciuffo bianco, un occhio che emette delle scintille, no, Nate Grey direttamente dal futuro, un mutante di livello Omega che riesce addirittura a piegare le menti al proprio volere e a comunicare come nemmeno Xavier sarebbe in grado di fare. Com'è ripartito questo Uncanny X-Men? Bene, decisamente meglio rispetto al passato, anche se qui stiamo tutti aspettando tra 5-6 mesi l'arrivo delle testate X di Jonathan Hickman, cominciate proprio da pochissimo negli Stati Uniti col primo numero che è uscito poco dopo San Diego Comic Con. Quindi sono veramente molto molto gasato per l'arrivo di Hickman, un Hickman che speravamo di vedere a Lucca Comics, e io avevo qualche voce che doveva venire, ma chissà che diavolo è successo. Ma intanto diciamo che due presenze importanti in Marvel ci sono, perché insomma è stato annunciato niente poco di meno che Chris Claremont e Jim Starlin, quindi super yeah. Sald Press si porta Donny Cates, dall'altra parte viene anche Daniel Warren Johnson, di cui vi ho appena parlato del fumetto, quindi comincia a esserci della gente bella potente, bella di peso, e questa è una cosa molto molto buona, molto 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 buona. E che dire, devo dire che stasera degli X-Men non è partita male, non è a livello del capolavoro che purtroppo non si è beccato l'Eisner, ma se lo beccherà l'anno prossimo, dell'immortale Ewing, dell'immortale Hulk di Pat Ewing, che è veramente una bomba atomica, ragazzi. Al Ewing veramente ha fatto un lavoro pazzesco su questa serie. L'immortale Hulk è veramente qualcosa di totale, ragazzi. Un Hulk addirittura che va all'inferno, che qui entrerà in contatto con tutti i ricordi legati a suo padre, al padre di Bruce Banner, il fatto che il padre considerasse Bruce come una sorta di mostro, e quindi capiamo che tutti i raggi gamma assorbiti da Bruce Banner per poi far diventare Hulk non sono stati altro che il veicolo per tirar fuori tutta quella rabbia che era esistita. Un confronto tra Hulk e Banner eccezionale, dei disegni veramente superiori, perché vi garantisco che anche Joe Bennett fa veramente un lavoro della Madonna, ma proprio veramente eccellente, non c'è proprio nulla da dire. Vi faccio vedere qualche tavola per farvi capire un po' anche l'andazzo. Guardatelo. Tutta questa serie dell'immortale Hulk, che è tornata a essere horror, è veramente importantissima. Ve lo consiglio, ve lo stra consiglio. Dite che lagga un pochino, ma io vedo perfettamente tutto quanto. Non, veramente sono abbondantemente in forma qui, ragazzi. Non vedo nulla nulla di male. Intanto ciao Luffio, caspita, non ti vedevo da un bel pezzo, come stai? C'è un nuovo inizio da raccontarvi, che è un nuovo inizio per Daredevil, numero 1, uscito da poco, il 4 di luglio, questo No Fear Part 1 di Chip Starsky, con i disegni del nostro Marco Checchetto, è veramente un inizio promettente per il vigilante di Hell's Kitchen. Il vigilante di Hell's Kitchen, che era rimasto gravemente ferito da un incidente dopo l'ascesa al potere di Kingpin, purtroppo Matt Murdock ferito non solo nel fisico ma anche nell'animo,
che a un certo punto ripercorre un po' della sua vita, del rapporto col padre, del rapporto con la religione, ora che si è scoperto essere estremamente, più che religioso, forse vorrei dire anche spirituale, ma rigoroso. Si fa però anche più ardimentoso, comincia ad affrontare la vita in maniera diversa, si porta a letto qualche sconosciuta, ma c'è qualcosa che non va, perché il fatto di avere questo senso radar particolare che lo aiuta nel percepire il mondo esterno non gli dà più la soddisfazione di prima. Trova della soddisfazione tuttavia nel combattere, i criminali. Tra l'altro c'è mia figlia che si è svegliata, anche se questo può comportare il fatto di prenderle veramente tante, anche da dei semplici scagnozzetti, cioè gente che avrebbe steso veramente in un secondo. Mi piace, devo dire che Checchetto come al solito fa una roba veramente eccellente a livello di disegno, guardate che meraviglia. Nel frattempo è venuta a trovarmi mia figlia, che temo si sia svegliata in questo momento. No, si è preso una botta in faccia. Ecco, bene. Cos'è che si è fatta? Ha preso una coca. Ha preso una botta in faccia, perfetto. Checchetto fa un lavoro veramente strepitoso, anche nelle scene di combattimento. Madonna, quanto è forte la Young Gun, veramente, di Checchetto. Lui è top, top, ragazzi. Cioè, per uno dei miei... per uno dei miei supereroi preferiti questo inizio qui è veramente molto 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 promettente, quindi ve lo consiglio. Se volete iniziare la serie si parte esattamente dal numero 1, quindi fatevi sotto, ragazzi, che questo Daredevil è urban, è figo, è street, è, come posso dire, è uno di quei prodotti che non stancano perché non sono così eccessivi come lo sono spesso i supereroi americani. Non posso dire lo stesso dei Fantastici 4 di Dan Slott, che invece è molto sopra le righe, tra l'altro con disegni pazzeschi di Aaron Kuder, Stefano Caselli, David Marquez e Riley Brown, in cui, ora che siamo arrivati al numero 8, dopo che è stato interrotto il matrimonio della cosa, perché veramente, cioè, siamo arrivati purtroppo ad un tanto così da far saltare il matrimonio tra Ben Grimm e Alicia Masters, ma il matrimonio si è svolto lo stesso, salvo poi far intervenire i Fantastici 4 per affrontare niente proprio di meno che Galactus in Latveria. Solo che Galactus però è divoratore di mondi, è, diciamo che è arrivato giusto in tempo per farsi fermare e catturare da Lady Victoriosa, eccola qui, nuovo araldo di Destino, e da Victor Von Doom in persona, il quale ha imbrigliato il potere del divoratore di mondi e lo ha soggiogato al proprio utilizzo, in maniera tale da tirar fuori una fonte inesauribile di potere cosmico che possa alimentare per sempre, diciamo, la nazione di Latveria, che in questo momento diventa forse la nazione più potente al mondo. Però ha fatto un'altra cosa Destino, ha imprigionato Reed Richards, in una trappola mortale lo ha tirato fino al suo limite, in una stanza dalla temperatura bassissima, quindi rischia di spaccarsi da un momento all'altro. Ha intrappolato la cosa con una trappola che più cerca di liberarsi più farà scattare le trappole degli altri, una vasca di liquido per quanto riguarda la torcia, e una stanza bombardata di onde soniche per intrappolare Susan Storm. Sarà costretto a un certo punto ad intervenire Franklin, il figlio di Reed Richards, con i suoi poteri incredibili per salvare la situazione, ma i Fantastici 4 riusciranno a trovare una nuova maniera per farcela. È interessante, interessante perché c'è Galactus in una condizione abbastanza rara,
se non quasi del tutto inedita, cioè il fatto che sia intrappolato addirittura da Victor Von Doom, il quale comincerà di nuovo la sua guerra con i Fantastici 4 dopo quella parentesi un po' stranina dedicata alla sua più o meno redenzione quando voleva essere un eroe. Molto bello, molto carino, la serie di Fantastici 4 è ripartita molto bene, quindi ve la consiglio, fateci un bel pensiero. Vediamo un po' cosa mi dite. Papo, ma uscirà la serie Daredevil Disney? A me quella Netflix piaceva di brutto. Piaceva a tutti, tutto sommato. Credo che in questo momento non se ne parli perché non credo sia nello spirito Disney fare una cosa del genere. Tra l'altro, visto che sta settimana tutti hanno ricondiviso la notizia che la serie What If di Marvel, annunciata per la fase 4, potrebbe contenere i Marvel Zombies. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ve l'avevo già detto in diretta, per ribadire il fatto che sì, non sono stato il primo perché l'ho visto anch'io su i siti americani, però ve l'avevo già detto un po' di tempo fa. E c'è questa possibilità, non lo so, anche se non vedo in questo momento la piattaforma Disney Plus adatta ad ospitare serie dal carattere così violento, così reale, così crudo come quella di Daredevil o quella di Punisher. Staremo a vedere. Tanto nella fase 4 non ci stanno per niente. Ah, passiamo un attimo ai manga. Gogo Monster, Taiyo Matsumoto che ho intervistato a Lucca del 2016? No, 2016 o 2017? Non mi ricordo, forse 2017. Aspettate che guardo quando è venuto allora Taiyo Matsumoto, autore di Sunny, di Tekken King Creed, un mangaka veramente straordinario. Nel 2017 è venuto il buon Taiyo Matsumoto, eccolo qui, ce l'ho proprio qui nell'intervista, molto bene. In questo volume unico J-Pop pubblica Gogo Monster, una storia veramente molto molto bella, anche se piuttosto ermetica, piuttosto complessa, se vogliamo. 560 pagine di fumetto che scorrono, a dire vero, neanche troppo velocemente, in cui faremo la conoscenza di un ragazzino che si chiama Yuki Takibana, un ragazzino che vive sospeso tra due mondi, è sempre taciturno, solitario, non parla mai quasi con nessuno, viene preso in giro dai compagni di classe, rimproverato dagli insegnanti, perché lui vive in un mondo tutto suo, un mondo dove lui parla con le gocce d'acqua che scendono sulla finestra della sua aula, parla con degli esseri a cui ha dato dei nomi che in teoria sembra che solo lui riesca a vedere. Si ritrova sul tetto della scuola a suonare un'armonica completamente in solitudine e le uniche persone che gli daranno un po' di attenzioni saranno il vecchio custode della scuola, che ascolterà sempre volentieri le storie che Yuki racconta, e uno studente nuovo appena arrivato nella scuola che si chiama Makoto Suzuki e che, siccome è il suo vicino di banco, gli chiede: ma perché sei così strambo? Che cavolo hai combinato nella tua vita per essere così strambo? E inoltre ci sarà anche un altro personaggio, un ragazzo misterioso di nome Ik, che indossa sempre una scatola sulla testa. E questi saranno gli unici contatti che Yuki Takibana avrà con il mondo. È un fumetto molto particolare, dal tratto assolutamente molto personale, come ci ha abituato Taiyo Matsumoto già con The Cooking Creed, con Sunny e con tutte le altre opere che poi per le quali è diventato famoso. Un fumetto che parla in qualche maniera di diversità, dello sentirsi realmente diversi, dello sentirsi speciale. Ci sono delle persone che purtroppo non si rapportano col mondo nella maniera in cui
la maggior parte di noi lo fa, tende a vivere di mondi immaginari, di fantasie e ad esprimere emozioni in maniere pittoresche, in maniere magari originali. E questo è il primo manga di Taiyo Matsumoto che non è uscito su rivista e che quindi non è stato serializzato di volta in volta con i feedback da parte del pubblico. È stato proprio costruito tutto di getto, tutto in un colpo, come opera unica. Ed è un'opera veramente molto interessante, molto importante, molto autoriale, ragazzi. Mi rendo conto non essere una lettura per tutti, ma una lettura di una sensibilità rara, assolutamente. E ve lo consiglio se siete in cerca di una lettura particolarmente matura, complessa, strutturata, in cui si parla di emozioni, si parla di accettazione, si parla di come una persona, che poi è tutta una chiave metaforica, una persona che si porta dentro determinati problemi, determinate difficoltà ad esprimersi, può in realtà far conoscere al prossimo un universo di emozioni. È un manga veramente importante, massiccio, ho finito di leggerlo proprio da poco e mi ha lasciato una sensazione veramente molto importante alla fine, che non posso assolutamente sottovalutare, anche per l'importanza dell'autore, che ha un piglio decisamente europeo anche nel fare certe cose. Mi stavi chiedendo, Rufio, se potrebbe essere confrontato con Blankets. Caspita, Blankets, fumetto di Craig Thompson, è assolutamente un must read, un fumetto molto importante. Mi ricordo, era anche lui più o meno sulle 500 pagine, se non sbaglio. E forse per tipo di struttura, forse sì, si può confrontare. Per il fatto che sia... questo non è un fumetto autobiografico, però direi che potrebbe esserci qualche analogia. Mi viene difficile adesso fare però un paragone. Preferisco, in questo momento preferisco Taiyo Matsumoto, forse perché è un nome a cui nel tempo mi sono anche particolarmente affezionato. Comunque, gran volume, rilegato anche in maniera molto molto bella, con la solita sovracoperta di grandissima qualità di J-pop, ad un prezzo veramente onesto, 15 euro per tutte queste pagine, è veramente un'ottima, ottima cosa. Segnatevelo, ragazzi, GoGo Monster, mi raccomando, solo se siete in cerca di una lettura veramente complessa, strutturata, matura, e che vi farà anche emozionare e commuovere ad un certo punto. Oh, penultimo fumetto della serata, God of War. Lo conoscete, Kratos, il dio della guerra, ora scappato dalla sua madre patria, dai capricciosi dei dell'antica Grecia, e approdato, grazie a Santa Monica Studio, nei videogiochi per PlayStation 4, nel mondo dei miti norreni, in questa terra, in questa dimensione in cui poter far spola poi tra i grandi regni che abbiamo imparato a conoscere, per esempio, con Thor. Ebbene, questo fumetto, pubblicato da Magic Press, scritto da Chris Robertson e disegnato da Tony Parker, ci racconta un prequel, una fase precedente a quello che abbiamo visto nel videogioco, in cui il nostro Kratos si troverà un po' ad insegnare ad Atreus cosa vuol dire essere un uomo e a sfidare, purtroppo contro la sua voglia, un esercito di berserker, un'ultima comunità di guerrieri berserker che si trasformano in orsi, come vedete, eccolo qua, in orsi terrificanti, rimasti appunto nelle terre del nord. Tutto il fumetto verte sul fatto che Kratos sta cercando la maniera di non farsi dominare dalla propria furia. Vorrebbe poter
insegnare qualcosa al proprio figlio. Tuttavia, ogni giorno lui si reca in un posto diverso per mettersi alla prova, sfidare mostri, creature varie, per cercare di mettersi alla prova, per cancellare una parte del destino. In questo momento la moglie, la compagna di Kratos, la madre di Atreus, è ancora viva anche se non si vede mai. Purtroppo però in ogni momento Kratos sarà sopraffatto dalla sua stessa furia cieca e ogni volta cercherà di trasmettere qualcosa al proprio figlio, ma farà decisamente fatica. Si porterà dietro appunto Atreus, ma dopo aver trovato un uomo che sta per essere ucciso, lo vedete, da un berserker, sarà costretto ad affrontare il berserker, lo ucciderà attirandosi l'ira di tutti i suoi compagni che cercheranno a un certo punto vendetta. Sarà la prova del 9 per vedere fino a che punto maturerà il ragazzo Atreus e per vedere qualcosa di più sul rapporto tra padre e figlio che abbiamo approfondito nel videogioco. Allora, ammetto che il fumetto non è per niente fatto male, è un fumetto ben scritto, che però si rivolge esclusivamente ad un pubblico di amanti del videogioco, per chi ha giocato God of War, perché approfondisce il rapporto tra Atreus e Kratos. Fa vedere qualcosa che poi ci viene ben spiegato durante il videogioco, se poi l'avete finito sapete di cosa sto parlando, e in qualche maniera aggiunge un piccolo capitolo che tranquillamente sarebbe potuto essere addirittura un DLC del videogioco. Non è per niente disegnato male, colorato un po' meno bene, però diciamo che tutti i tratti caratteristici poi di Kratos ci sono tutti, lo vedete bene, insomma è abbastanza sicuro. E viene pubblicato da Magic Press al prezzo di 14 euro. Questo è un brossuratino autoconclusivo che va a fare compagnia al volume che avevo presentato qualche tempo fa, che era l'arte di God of War, questo artbook con tutti i design, gli sketch, tutte le evoluzioni sia dei personaggi che dei mostri, di tutti anche le ambientazioni del videogioco. E addirittura Cory Barlog, che è il direttore dello sviluppo di God of War del videogioco, si è detto molto contento di questo fumetto e auspica che ce ne saranno altri in futuro. Se siete appassionati di God of War, vi portate a casa un bel fumetto ben fatto, purtroppo abbastanza corto, ok, questo si sapeva, ma con dei buoni disegni e con un buon approfondimento sul rapporto tra Atreus e Kratos stesso, che potrebbe essere decisamente interessante per aggiungere un pizzichino di conoscenza a questo mondo splendido del videogioco che mi ha appassionato tantissimo. Devo ancora far fuori l'ultima Valchiria, adesso che mi è venuto in mente. God of War, Magic Press, Chris Robertson, Tony Parker. E dulcis in fundo, ragazzi, è tempo di sganassare. È uscito il primo di una saga di volumoni decisamente importanti da parte di Bow Publishing. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della Fortezza. Ve lo faccio vedere immediatamente. È un volume che ho letto con un grandissimo piacere, veramente. Viene pubblicato in diversi volumi, se non sbaglio saranno pubblicati in 6 volumi, con una piccola guida alla fortezza che ci viene spiegata qui da parte appunto di due autori che sono Johannes Farr e Lewis Trondheim. La Fortezza è divertentissimo. Luffio, sì, questo è il fumetto per te, cioè proprio veramente, guarda, se non ti conoscessi, sembra disegnato da un incrocio genetico tra MacLean,
Ci metto dentro Simone Darmini e ci metto dentro anche te e un po' Capitano Artiglio, cioè veramente non poteva che uscire per Bao questo volume, divertentissimo. Che cos'è La Fortezza? La Fortezza è una struttura a 5 a 4 torri nere situate in una regione particolare di questa di questo mondo fantasy, e non è altro che fondamentalmente un dungeon per mettere alla prova vari avventurieri, ok? La fortezza è gestita da un guardiano che ha tra l'altro vari alleati nella sua schiera, vari mostri di tutti i tipi, quindi li vedete qui, classico bestiario fantasy: orchi, scorzi, ctoniani, troll, smotling, nani assassini, vampiri, gorgoni, licantropi, bedfellow, fungastri, vermi infiniti, spettri e scheletri a sufficienza per giocare agli aliossi fino all'Armageddon, draghi vecchi come il tempo. E poi degli aiutanti come Marvin, il lucertolone qui che è assistente del guardiano. Perché? Perché il guardiano ha messo in piedi un business particolarmente redditizio, con la scusa che i cavalieri, i barbari, gli avventurieri, tutti quelli che sono in cerca di grandi avventure, vanno dentro la fortezza per cercare di ottenere i grandissimi tesori reali contenuti nella fortezza, devono affrontare di volta in volta, livello del dungeon dopo livello, dei mostri disgraziati. Tutto questo con delle scene comiche da far paura. Esatto. Agent Miami, bravo. La ruota delle sberle. Una delle cose più geniali del mondo. Allora, purtroppo è disegnata molto in piccolo la ruota delle sberle. Spero di riuscire a farvela vedere comunque, perché è una delle cose più fighe di sempre. Vediamo un po' se riesco a trovarla. Perché? Come comincerà la storia? Che... degli stregoni, che poi sono delle creature immonde chiamate incappucciati, andranno a fare un'offerta al guardiano per poter cedere appunto la sua torre. Ovviamente verranno cacciati fuori a calci da Marvin e dal guardiano, ma a quel punto il guardiano, consapevole che torneranno più presto, vuole ingaggiare un eroe affinché vada a fargli la pelle. Individuerà un barbaro combattente che però purtroppo nella colluttazione con un mostro finisce per morire, quindi ci sarà un papero che prenderà il suo posto, e sarà molto divertente perché il papero in questione verrà privato del cuore inizialmente e, e a un certo punto diventerà compagno di avventura di Marvin per cercare di andare a far fuori questi incappucciati. Solo che gli incappucciati a un certo punto lo beccheranno in mezzo a tutti quanti i mostri e lo condanneranno ad una tortura che è la ruota delle sberle. Ora veramente voglio farvi vedere la ruota delle sberle, perché credo sia una delle cose più geniali che siano mai state fatte in un fumetto. Vediamo se riesco a trovarla. È una macchina di tortura dove fondamentalmente è collegata una semplicissima eccola qua, una semplicissima ruota con tante manone. Eccola qua, la ruota delle sberle. Grande. Ah, grande, Agent Miami, sei Moema, perfetto. Il mio caro amico Moema. Ciao caro amico Moema. Immaginate quindi di essere seduti su un tavolo, messi proprio sopra il tavolo distesi, e di avere una ruota girata a manovella con un sacco di manone che ti tirano migliaia di sberle al secondo. Una cosa che mi ha fatto morire da ridere. La fortezza è dissacrante, divertente, con un umorismo veramente eccellente, scene che... Avete mai giocato a Munchkin? Ecco, vi ritrovate in quello che secondo me è la cosa più simile a Munchkin che abbia mai letto in un fumetto. I disegni sono tutti così, tutti cartoon, tutti ultra divertenti e ultra ben realizzati. La serie è anche un, come posso dire, un modo per fare anche
satira, per fare anche denuncia sociale. È una serie che è stata creata nel 1998 da Jonas Farr e Louis Trondheim per la casa indipendente La Sensation, ed è favoloso, cioè è divertentissimo. Ora mi sono segnato anche un po' di appunti. È una serie principale, quella che vediamo in questo momento, che è la serie Zenith, che è l'epoca Zenith che racconta l'apogeo della fortezza, e poi ci saranno altre serie, quindi l'epoca Alba dei Tempi parte con la creazione della fortezza, l'epoca Crepuscolo racconta la fine della fortezza, Mostri della Fortezza racconterà le avventure di personaggi secondari, poi Parata alla Fortezza si colloca tra gli episodi 1 e 2 di Zenith, sono storie umoristiche di Herbert e Marvin, e La Fortezza Bonus sono sorprese aggiuntive. Quindi 6 volumi per completare un qualcosa che è veramente divertentissimo. È un volume, questo qui, da 25 euro, ma vi giuro veramente molto, molto divertente. Quante pagine? Queste sono 300 pagine, sono 292 pagine di fumetto. Vi garantisco di un divertente fuori di testa, cioè proprio non so come altro dirvelo, la comicità che c'è all'interno è qualcosa di veramente rapidissimo, è molto anche veloce, rapida, ho sganassato tutto il tempo, ma non solo per la ruota delle sberle, che comunque è una genialata, ma tipo, cioè, certe battute che fanno Herbert e Marvin sono veramente incredibili. A un certo punto una magia che lanceranno gli incappucciati farà sì che tutta la carne mangiata dai vari mostri, dai vari protagonisti, cominci a germinare all'interno dello stomaco degli stessi, aumentando sempre di volume e prendendo vita. E questa cosa verrà chiamata barbucchio. Il berbucchio. E quindi lo stesso guardiano ne soffrirà molto perché aveva mangiato le trippe il giorno prima. Solo che poi a un certo punto il berbucchio assumerà questo tipo di forma. Cioè, guardatelo. È qualcosa di veramente unico, eccezionale. Fa morire dal ridere. Gli stessi inservienti del guardiano all'interno della fortezza saranno uno spasso totale, veramente da leggere. E la lettura scorrerà, ma scorrerà in una maniera proprio rapidissima. Quindi, i volumi saranno divisi così. Quindi ci sarà appunto questo primo volume, che è Zenith. Nel 2019 ancora uscirà un altro volume, sempre della fortezza, che sarà il Crepuscolo, quindi con i numeri da 101 a 103 della serie originale, appunto, pubblicata dalla Succession, più i Mostri della Fortezza 3 e 4. Poi ci sarà l'Alba dei Tempi, quindi con i numeri che vanno da meno 99 a meno 97, e Mostri della Fortezza, le altre parti mancanti. Poi ci sarà Mostri della Fortezza con i capitoli che restano, non collegati poi a queste due storie, appunto, che sono prequel e sequel. Il Crepuscolo della Fortezza finirà con il volume 5 nel 2021, nei numeri 104, 106, 110 e 111, e poi infine nel 2021, verso la fine, ci sarà Parata della Fortezza. È un fumetto veramente particolarissimo, divertente, autoriale e dalle trovate geniali. Cioè, veramente, ragazzi, guardate che scene, santo di Dio, guardate che scene, sono veramente una più stupida e cretina dell'altra. Questo non vuol dire che sia un fumetto stupido e cretino, anzi, un fumetto intelligentissimo, perché dietro ogni battuta poi c'è una critica, perché poi, insomma, ragazzi, è gestito in maniera particolarmente oculata la fortezza, e tutto il business degli avventurieri che entrano è fatto in maniera importante, mi insegneranno anche a distinguere tra buona e cattiva pubblicità, quindi, ragazzi, veramente un fumetto coi controfiocchi. Brava Bow Publishing, grande questa saga fantasy umoristica, probabilmente la più famosa di tutto quanto il fumetto francese. È un piacere che arrivi in Italia così, e fa veramente ridere. Anche perché, tra l'altro, Herbert avrà una spada magica
legata ad un cinturone, che però il cinturone ha tipo una vita propria, no? E non può assolutamente aprirsi e quindi far estrarre la spada prima che Herbert il Papa abbia compiuto 3 imprese. E lui ci proverà a fare le imprese, però ogni volta gli, quando si troverà in mezzo ai guai, ti prego, dammi la spada, dammi la spada. No, ti ho detto, le 3 imprese. A un certo punto gli fa, ma voglio provare a salvare Marvin. Ci prova, liscia. Ma averci provato conta come un'impresa? Esattamente quanto guardare storto un temporale. Ecco, cioè battute del genere, ma fatte con il tempismo giusto, sono veramente il top, il top. Allora ragazzi, direi che per questa sera ci siamo. Settimana prossima direi che facciamo l'ultimo episodio prima della pausa delle settimane centrali di Ferragosto. Devo farvi ancora un po' di fumetti prima di poter andare in vacanza. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Mi raccomando, date una possibilità a The Boys, che è una serie super figa e secondo me vi piacerà. Non lo metto assolutamente in dubbio. Procuratevi i fumetti se potete, che vi fate un sacco del bene. E noi ci vediamo la settimana prossima, ovviamente col solito carico di fumetti e probabilmente anche con un ritorno ai toys, visto che mi è arrivata una robettina che devo assolutamente farvi vedere per la settimana prossima però. D'accordo ragazzi? Mi raccomando, statemi bene, un saluto a tutti gli amici del podcast e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao ragazzi!